Si conclude con la conferma in larga parte della sentenza di primo grado il processo d'appello Nebrodi, la maxi operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che nel gennaio del 2020 ha disvelato il sistema delle truffe all'AGEA su cui ruotavano gli interessi dei clan mafiosi tortoriciani. Al vaglio della Corte d'Appello il troncone che riguardava i riti abbreviati, 5 le condanne e un'assoluzione, altre due sono state confermate. I giudici hanno confermato quasi del tutto la sentenza di primo grado pronunciata il 23 aprile 2021, tranne che per Samuele Conti Mica, che è stato assolto per non avere commesso il fatto, pena ridotta per Giuseppe Marino Giammazza, che è stato condannato a 7 anni e 8 mesi. Infine è stata esclusa un'aggravante per Sebastiano Bontempo, ma la condanna a 24 anni è stata confermata. Confermata la sentenza per gli altri, anche l'assoluzione già disposta in primo grado di Giorgio Marchese e del notaio Antonio Pecoraro. Il processo di primo grado si era concluso con 6 condanne e 2 assoluzioni. La sentenza era stata pronunciata dal GUP Simona Finocchiaro, che aveva stabilito per Giuseppe Bontempo 10 anni e 8 mesi, Sebastiano Bontempo 24 anni e Samuele Conti Mica 2 anni e 4.000 euro di multa. Inoltre per Carmelo Barbagiovanni 3 anni, Giuseppe Marino Gammazza 8 anni e 4 mesi in continuazione con un'altra sentenza e Salvatore Costanzo Zammataro 4 anni. Ai collaboratori di giustizia era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione. Assoluzione per Giorgio Marchese e per il notaio Antonino Pecoraro.